Ciao a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su B2 Square Gaming, alla nuova puntata di State of Decay. Sto praticamente facendo la solita ristrutturazione del video per quel piccolo difettino che vi avevo detto. Insomma, tre dei video, nei nuovi video hanno l'audio corrotto, quindi mi tocca rifarli. Nel mentre c'è la conferenza Sony, Microsoft alle 3. A breve farò anche un video, insomma, per esprimere quali sono le mie aspettative, quali sono i commenti e cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto della conferenza Microsoft, in attesa poi di decidere cosa comprare il day one e cosa invece non comprare. Bene, siamo di nuovo qui, vorrei ringraziare tutti quelli che si sono iscritti, un grazie a tutti quelli che lasciano commenti e danno suggerimenti al canale e ci permettono di crescere in un modo o nell'altro. Bene, siamo ancora qua nella nostra paesello, dobbiamo andare a prendere un po' di viveri nella casettina qua a fianco, che dovrebbe essere più o meno qui vicino. Come sempre, questo è un canale fatto da me e Joe, quindi andatevi a vedere i video di me e Joe. Questo è giocato eccezionalmente da me. Sì, bravi. Ah, bella però. Schiacciati proprio come dei sandwich. Vabbè, direi di farsi questa qua. Una bella fila di zombie. Sembra si mettano in fila apposta per essere investiti. Bene, dicevo, andatevi a vedere video con me e Joe, mi raccomando. Questo è un canale, dovremmo fare un commentary in due e avere anche degli ospiti, quindi andate a seguirvi tutti i video di me e Joe. Bene, io quello che faccio solitamente, perché mi diverto, è investire tutti i zombie con la macchina. Lo so, magari qualcuno di voi si diverte di più usare il bastone o gli utensili medievali. Già mi va a fuoco la macchina, allegria. Allora, vediamo un po'. C'è uno ancora là in fondo. Dai. Prendiamolo al volo. Bene. Ancora. Da dove arrivano? Ah già, siamo vicini alla casa. Vicini alla casa quella infestata. Bene, direi che mi sembra tutto sgombro. No, c'è ancora qualche stronzo. Eccolo qua. Becca questo. No. Oh. Adesso dovrei essere semi a posto. Ma sì, dai, direi. Sulla mappa non vedo niente, quindi entriamo subito in casa. Andiamo a vedere cosa ci hanno lasciato. Ah, forse una Molotov. Cerca, chi cerca trova, dai, forza e coraggio. Vuoto, bene. Quanto mi piace quando trova le cose vuote. Chiudiamo la porta sperando di non attrarre orde di zombie. Arrocchiamoci, perché mi piace arroccarmi nelle varie case. Anche se alla fine non so quanto convenga, perché poi di fatto facciamo un bordello allucinante, ragazzi. Quindi ogni volta ne attiriamo almeno una decina di zombie. Come al solito, volevo sapere anche cosa ne pensate voi, se avete seguito le conferenze E3, poi avremo modo di parlarne se seguirete il canale. Volevo sapere se avete seguito, su GameStop c'è lo streaming in questi giorni, quindi basta che andate sul sito delle E3 e trovate tutti i link. Fatemi sapere cosa pensate, quali sono le vostre preferenze tra Xbox One e PlayStation 4. Anche perché dubito che, insomma, tutti quelli che mi seguono abbiano la possibilità di comprarsi tutte e due le console al day one. Io solitamente scelgo in base ai titoli, quindi vi saprò dire poi alla fine di tutte le mie pippe mentali cosa preferirò, se Xbox o PlayStation 4. Anche se devo dire che la PlayStation di fatto negli ultimi anni ha partorito molte più esclusive rispetto alla Microsoft. Ultimamente la Microsoft non è che avesse proprio grandi titoli in esclusiva, quindi forse già solo per questo sarebbe da preferire la Sony. Però insomma, vediamo come ci stupiranno, anche perché poi bisogna anche dire che insomma le esclusive della Sony
Ormai ho fatto un paio di micro preview sul canale, non è che veda di buon occhio queste esclusive. Dai, trova qualcosa. Oh, un'accetta, bene, nice. bene. Questa può tornare utile, almeno la do al nero che spacca con l'accetta. Devo ancora scoprire come si fa, cavoli, a riparare tutti questi strumenti. Bene, direi che ho tutto. Andiamo a vedere qua in cucina. Ah no, mi ero dimenticato di questa cosa qui. Bene. Dai. È strano che non mi abbiano ancora attaccato qui. Oddio, cibo. Questo, vabbè, prendiamolo. Però non me ne faccio di nulla di queste minchia di rane di gomma. Ah, quindi potevo... Bene. Vabbè, direi di tornare al campo base. Se non vedo altre cose. Tra l'altro un cesso in mezzo alla stanza. Cioè, il cesso fai da te. Io mi porterei via il cesso, non si sa mai. Chiudiamo. Riprendiamo la nostra bellissima utilitaria. Lasciamo tutto perché non vorrei lasciare troppe cose in piedi. Anche lui. Ma il pallino sta per... Ah, l'antenna. Tutte le volte che anch'io mi scordo. Non so che cavolo sia successo al mio... diciamo alla periferica di acquisizione del video. Non lo so, mi è partito l'audio. Spero che non sia un problema. Io mi piglio sta macchina qui, pizza, papa sarebbe, ma papa all'americana, che è esattamente uguale ma con l'insegna della pizza. Direi che ci sta tutta la vita. Che fissa, andare a uccidere zombie con la macchina della pizza ti dà quel brivido in più. Direi però di tornare, che sono carico come un mulo, a depositare un po' di roba. Attention, all civilians currently squatting in this godforsaken. Okay, I'm free and clear. See you soon. I hope you brought me something pretty. Yeah, I got you a pony. But then it tried to eat me, so I shot it in the head. That's just disturbing on so many levels. Huh. Anche una ragazza di spirito, insomma. I saw a few of those army jeeps driving around while I was in Marshall. That's great. No, lasciamo tutto. I don't know. Didn't look like they were doing much of anything, direi... just driving around, watching. What? Allora, qui... Ma che palle, ma non avevo costruito tutte le difese. Qui è sempre... Non capisco se è il mio... Se sono i salvataggi che mi saltano da una volta all'altra o... Oh. Adesso andiamo a... riarroccarci. Anche se poi alla fine non so cosa serve, perché... è abbastanza stranamente ben protetta, salvo poi sorpresa a metà del gioco in cui ci ritroviamo fotoni di zombie qui a mangiarci le chiappe. Cioè, la tipa lì che cerca sempre in quell'armadio lì, non capisco se fa a che pro, però vabbè, fa finta di lavorare, il mestiere preferito dagli italiani. Allora, mettiamole in... le travi anche qua, direi le ultime due finestre. Bravo. Don't forget you still need to go get Doc from the bear. Palle questo dottore Barrett. Ci vado, tranquilla. Andiamo di qua, eccolo lì. Non ho capito se il tipo... Ah no, il tipo ha detto che di essersi slogato una caviglia ed è lì che si tocca la milza. Boh, anche lì c'è, mi sa che c'è del marcio. Bene, dopo aver rifatto tutto mi sembra ok. Adesso depositiamo un po' di roba, vediamo. Questa, che cazzo me ne frega dei bengala. Sì, direi. Ma sì, dai, ce ne teniamo uno. Questo lo lasciamo giù e poi lo facciamo prendere al nero, almeno a qualcosa di armi, insomma, di non dire di massa e dire sbagliato, insomma, armi da mischia. Toh. What's up? Bella.
Levati. Ok, andiamo a prendere subito l'accetta. Ah, minchia, sono pieno. Allora, questo via. Aspetta però. Ah no, non ho abbastanza. Mi sa che devo prendere un po' di pallettoni perché, insomma. Ma sì, dai, un altro. Dai, non... Anche un po' di proiettili. Anzi, no. Cosa facciamo di questo? Buttiamolo giù. Ah, e ci andiamo a prendere direttamente l'accetta. Sì, però non è giusto perché tra passare tra un personaggio e l'altro, cioè, alla fine vado sempre in negativo di... Come si chiama lì? Della fama, delle... Cioè, l'ho portato io, volevo passarla là. No, non c'è verso, magari c'è... Ecco lì, la casa del dottore. Se no c'è un'altra infestazione, adesso vediamo cosa fare. Qui non dovevo costruire qualcosa, boh. Niente. This is an open message to any survivors in Trumbull Valley. Marshall Municipal Courthouse is a safe place. We have food, security, and shelter. Provided you're willing to obey the law and contribute to society, you're welcome to join us here. Ma io quasi quasi... Dove cavolo è questo posto? Vediamo, vediamo, vediamo. Ok, zoomiamo. Vabbè. Le missioni, come che forse dobbiamo avviarle da qui, no? Gestione della rabbia, no? La vecchia fattoria, vai a prendere... sì, ok. Questo magari ci andiamo dopo, perché non va bene farla subito. Ok. Boh, andiamo a vedere se troviamo il posto con la macchina. Judge Lawton. Earlier today, our scouts informed me that they have identified multiple infestations in the downtown Marshall area. Based on this information, and for your own safety, I'm declaring a lockdown, effective immediately and until further notice. This is a matter for the police, and they will deal with it. Arriva il giudice, missione la legge. Beh, direi di andare subito... Dov'è? Eccola, è apparsa, apparsa, apparsa... Intanto volevo vedere. Va bene. La legge 1734 metri. Un chilometro e mezzo. Cioè poco più. Vabbè, direi di andare. Questa macchina comunque spacca, eh. Avere la macchina della consegna della pizza è un di più tosto. Io cerco di evitarli perché insomma queste macchinine qua se no si rompono dopo 2 secondi. Sì, che poi potrei anche tagliare di lì, ma... Bel pirla che sono. Ok, andiamo avanti. Insomma, qui avevamo lasciato esatto l'ultima macchina. Ma sarà di qui. Forse dobbiamo passare per di qui. Almeno la bussola indica in alto a destra. Quindi sì, sa che sono sulla... Ah no, forse ho sbagliato strada. Ok, mi sa che devo ritornare su. Ah no, pure passando per i campi sarà possibile. Andiamo subito a vedere se passare per i campi può essere una buona idea o... Ecco. Olè. Ma cazzo, poi mi toglie. Oh. Ma che cos'è questa cosa? Ah, minchia, è... Cos'è la specie di l'alveare, non lo so. Ma che cazzo ci fa un alveare in mezzo al campo?
Ecco, mi sa che mi sono perso perché non ci devo andare. Ah, di lì. Che tra l'altro cosa sono? Vacche quelle per terra? Si sono mangiati le vacche? Ecco, passiamo per la stalla. Beh, io direi a questo punto di... Allora, girare la macchina. Tra l'altro saranno qui il dottore... No, 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 erano di là. Tra l'altro la casa è aperta, quindi mi sa che... Vabbè, dai, io... Torniamo indietro, forse... Se dove... O passo per i campi o torno indietro. Mi sa che me ne torno indietro. Intanto c'è una strada lì. Eccoci qua. Micchia tosta, sembra quasi di vedere la nebbia. Evitiamoli e andiamo avanti. E forse dovrei trovare anche una macchina più, un pochettino più veloce da sfondamento, mettiamo così. Il bello e il brutto di quando attivo la mappa è che continua tutto. Infatti avete visto che la macchina va, continua ad andare. Cioè, ora mi devono spiegare cosa ci fa un gruppo di zombie in mezzo al nulla. Però vabbè, anche perché le città più vicine sono una in basso e l'altra a destra, quindi... Ah. Cos'è, una centrale elettrica, boh? Case bruciate. No, ci sono... Sono a metà strada. Orda di zombie allertata. Dai, 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 che ci sono. Che bello aprire la portiera. Tra l'altro, se apro rimane lì, no? Eh no, rientra sempre. Non c'è verso. Cerchiamo di schivarli. Dovrei girare qui, naturalmente mi si blocca. Non so se fanno apposta a mettere queste... Ma cos'è? No, ah no, no, era un camion. Minchia che figata la gru. Ma si può utilizzare? No, non c'è neanche sulla mappa. Peccato perché... Insomma, mi sarebbe garbato andare in giro con la gru. Era una marcia in più, diciamo. Ma dovremmo essere arrivati... Devo andare avanti da questa parte. Questa sembra parecchio più grande rispetto alla nostra. Minchia, se non ho finito le missioni di là, non oso immaginare quanti ce ne saranno di qua. Beh, almeno un lato positivo è che sembra un gioco piuttosto corposo. Almeno nei limiti del sandbox sembrano esserci un po' di cose da fare. Mettiamola così. Ok, dovrei superare il ponte. So, you know, if you wanted to claim dibs on some of the better gear, I don't think anybody'd mind. Sì, faccio la pirla, così devo rubare e questa qui mi spara addosso. Ah. Ah, ecco, mi sa che qui l'accampamento. Ah, aperto così? Vabbè. Entriamo subito dentro a vedere che cavolo c'è. Almeno se non mi sbaglio, quello non dovrebbe essere uno zombie. Esatto, se no mi sparerebbe addosso. Vediamo cosa mi dice. All due rispetto, Your Honor, we're stretched too thin as it is. You got half my guys guarding the dispensary instead of out there pushing these things back. I understand the difficulties, Sheriff, but I don't know what you expect me to do about it. We only have so many trained officers left, and I'm not comfortable with the prospect of arming civilians for this kind of work. Ma come no? Ma cazzo, siamo in America, arma tutti, anche i bambini, metti un fucile in mano e chiunque sappia premere un grilletto. I suppose you've heard our broadcasts? Well, it's all true. We have a safe, secure society here, governed by the rule of law. Walk with me. I'll explain. You have a society? I'm sorry.
What exactly happened in the United States when I wasn't looking? Look around. We're facing a task of unprecedented scale. We have no way of knowing how widespread it is or how long it will take federal authorities to respond. Until they do, we have to look out for ourselves. It may not be the most constitutionally traditional succession, but it's all we have. All we have? The army's camped just across the river. Yes, and other than vaguely threatening radio broadcasts, they've made no attempt to contact us or provide relief efforts to the civilian government. Meanwhile, ordinary citizens like yourselves are living in fear. Fear of the dead. Fear of the criminal element that sees this as an opportunity to prey on their fellow man. Fear of the uncertain future of our nation. But it doesn't have to be that. Vabbè. And of course, all firearms will be surrendered. Cazzo. Only duly appointed law enforcement officers are allowed. Ti lascio le armi con mille zombie in mezzo. Già ce n'ho una. Thanks for the offer, but we're doing just fine on our own. Bravo. And I'm damn sure not surrendering my guns when the streets are full of flesh-eating dead people. I'm very sorry to hear that. We'd certainly prefer it if people joined us freely before the issue has to be forced. Ma va, fan bagno, dai. Is that a threat? Just a reminder that the Wild West doesn't last forever. Sì. Vabbè, ragazzi. Don't take it personal. Sì, sì, sarà anche sotto stress, ma io le armi col cazzo che gliele do. No, piuttosto sto qui e mi chiudo in cella. Quindi qui, insomma, dove cazzo è andata? Ah, sta andando sotto. Va bene, insomma, ragazzi, non mi resta che salutarvi, ringraziare di nuovo tutti coloro che si sono iscritti, tutti quelli che ci danno una mano a crescere, tutti quelli che lasciano commenti e like. Andatevi a vedere i video con Megio e non mi resta che di nuovo darvi appuntamento alla prossima. Scusate se ci metto un po' a editare tutti questi video, ma devo sistemare l'audio che è corrotto. Grazie a tutti e alla prossima, ciao!